Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questa ricetta di Stefano Cavada. Sono dei cannederli agli spinaci. Io ho seguito la sua diretta sul suo canale, poi vi metto in descrizione il link. Praticamente mi sono venuti perfetti, anche se mi mancavano alcuni ingredienti, di base. Lui è un alto adesino, quindi conosce benissimo tutti i piatti tirolesi e trentini. Bene, vediamoci il video insieme. Bene, ho preparato tutti gli ingredienti. Questa è la cipolla, vedete, ho fatto come dice Stefano, ho messo un pizzico di bicarbonato e la cipolla si è sciolta, vedete, è diventata quasi una crema. L'ho soffritta con il burro. Questo è il pane raffermo fatto a dadini. Questi sono gli spinaci che ho lessato e poi li ho tritati con il mixer. Questo è il formaggio, io non ho il formaggio grigio, ho messo un formaggio trentino. L'ho grattugiato, poi il latte, l'olio, questa è la farina, il cucchiaio di farina, il pepe, la noce moscata non ce l'ho, quindi non ce la metto, e le uova. Ok. Ora verso tutti gli ingredienti, il latte, l'olio, cipolla, le uova, verso tutto sul pane. Vedete la cipolla come è venuta cremosa, che l'ho soffritta anche con un po' di bicarbonato, come ci suggerisce Stefano. Ok, una volta messi tutti gli ingredienti, vado a lavorare con le mani. Sì, facendo questo lavoro strizzo bene e lavoro l'impasto. Ok, fino a che non è ben amalgamato. Bene. Ok, una volta pronto l'impasto va fatto riposare per almeno mezz'ora. Ecco, lo lascio così, lo faccio riposare. Dopodiché lo riprendo e faccio come ha fatto Stefano, come ci suggerisce, lo appiattisco un pochino con il cucchiaio, siccome con questa dose ci vengono 8 cannederli, quindi vado a dividere l'impasto prima in due, poi in quattro e poi divido ancora, così il canederlo mi viene pressappoco della stessa misura, altrimenti bisognerebbe pesarlo, diventa un po' complicato. Ciao a tutti ragazzi, sono Tommy Manzi e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video di Erika Trombetta, mia nonna. Qui sotto in descrizione e in alto a destra nelle schede potete trovare, ecco, si è appena aperto l'icona del mio canale. Andatevi a iscrivere, fate iscrivere tutti i vostri nipoti perché porto vari giochi. Grazie, torniamo al video dei cannederli. Eccomi, scusate l'intrusione di mio nipote, però se volete andate a vedere il suo canale. Bene, come vedete sto pressando i cannederli così e poi li arrotondo. Ok, continuo. Dovrebbero uscire 8 cannederli e poi ne farò uno piccolino, uno mini, perché vado prima a fare la prova in acqua per vedere se la consistenza tiene, se non si sfalda quando vado a metterli nell'acqua. L'acqua deve bollire, ma non tantissimo, diciamo che deve sobbollire l'acqua. Eccoli qua, vedete? Sono 8. Adesso provo prima quello piccolino, li arrotondo un altro pochino. Eccoli qua.
Adesso io andrò a cuocerne soltanto due. E gli altri li posso surgelare, li metto in una vaschetta e li surgelo. La cottura è di 10-15 minuti. Bene, nel frattempo l'acqua sta bollendo, ci ho messo un po' di sale e vado ad adagiare i canederli. Ho fatto prima la prova con il piccolino, sembra che regge bene, quindi vado tranquilla con i canederli più grandi. L'acqua deve sobbollire, come avete visto. Nel frattempo ho sciolto il burro. Trentino, mi raccomando, o dell'Alto Adige se lo trovate, eccolo qua. E l'ho sciolto e l'ho versato sui canederli. Ora spolverizzo con un po' di parmigiano e anche con scagliette, così. Certo, qui mi manca l'erba cipollina che ci sarebbe stata bene tritata, messa sopra, così per abbellire. Il profumo è buonissimo, adesso li assaggio. Direi buonissimi, veramente buoni. Mi raccomando, per tagliare i canederli non usate il coltello, ma soltanto la forchetta. Ciao a tutti, amici, e un grazie a Stefano Cavada per la ricetta. Ciao ciao.